Che il Signore vi benedica, cari fratelli e sorelle. Vogliamo continuare ad alimentarci, a fortificarci con la parola del nostro Dio, del nostro Signore, perché le sue parole sono spirito e vita. Non dimentichiamoci mai di questa grande verità, che ogni qualvolta ascoltiamo la parola, o leggiamo la parola, o meditiamo la parola, il nostro essere, il nostro cuore, il nostro spirito si rafforza. Alleluia! E la nostra anima, la nostra mente viene rinnovata dalla parola di Dio, che è spirito ed è vita, ed è la luce che illumina il nostro cammino, il nostro sentiero. Alleluia! Perciò ancora in questa giornata, gloria a Dio, di preghiera, di digiuno, nella santa presenza di Dio, vogliamo lasciare da parte ogni cosa, ogni pensiero, ogni sollecitudine, ogni preoccupazione, ogni distrazione. Vogliamo lasciare da parte tutto per concentrarci, gloria a Dio, nella santa presenza di Dio e nella santa parola di Dio. Alleluia. La parola di Dio è come un fuoco, è come un martello che spezza il sasso, che rompe le fortezze. Alleluia, perciò vogliamo ascoltare la parola del Signore, vogliamo meditarla e attingere da essa l'acqua spirituale, gli insegnamenti di cui abbiamo bisogno. Questa mattina, in questa giornata, il Signore, per questo giorno di preghiera, di digiuno, di vittoria, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, il Signore ha messo nel mio cuore una parola molto, molto forte, molto significativa, molto importante. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel secondo libro delle Cronache, capitolo 20. Seconda Cronache 20, e per certo lo Spirito Santo ci parlerà, ci edificherà con la sua santa parola. Dice così la Scrittura: dopo queste cose avvenne che i figli di Moab e i figli di Ammon e altri con loro assieme agli Ammoniti vennero per combattere contro Giosafat. Vennero per combattere contro Giosafat. Così giunsero alcuni a informare Giosafat, dicendo: una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare, dalla Siria. Ecco, essi sono in Hazzazon Tamar, che è Engedi. In questa parola che stiamo leggendo vediamo descritta una scena molto difficile, un momento di avversità, un momento di battaglia. Vediamo che il popolo di Dio, il re Giosafat, furono circondati dai nemici. Il popolo di Giuda si trovò in una difficile situazione, in un'avversità, in un momento di crisi, possiamo dire, perché i nemici da vari popoli, i Moabiti, gli Ammoniti e altri insieme a loro si erano alleati, radunati, si erano messi insieme per venire a combattere, ad attaccare il popolo di Dio. E questo ci insegna, cari nel Signore, che se noi siamo il popolo di Dio, avremo dei nemici.
nemici invisibili spesse volte, nemici spirituali che vogliono attaccarci e venire contro di noi. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue né carne, non è contro esseri umani, fisici, ma il nostro combattimento soprattutto è contro gli spiriti della malvagità. Il nostro combattimento è contro i demoni, contro Satana, contro principati e potestà. E qui in questo brano, Seconda Cronache 20, vediamo che una moltitudine, un esercito, anzi più eserciti, insieme uniti, alleati, coalizzati, vennero per attaccare Giosafat e per attaccare il popolo di Giuda. Si erano uniti insieme le forze nemiche per venire a combattere contro Giosafat e contro il popolo di Dio. E allora giunsero, alleluia, giunsero dei messaggeri, giunsero dei messaggeri per avvertire Giosafat riguardo alla situazione che si era venuta a creare. E questi messaggeri dissero al re Giosafat: una grande moltitudine si è mossa contro di te da oltre il mare, dalla Siria, eccetera, eccetera. Questi messaggeri, in altre parole, arrivarono davanti a Giosafat con cattive notizie. Questi messaggeri portarono al re delle notizie che il re non avrebbe voluto ascoltare, delle notizie negative, delle notizie cattive. E questo ci insegna che in questo mondo noi siamo circondati da notizie negative, da notizie cattive, da brutte notizie. Siamo circondati dalle tenebre, fratelli e sorelle, siamo circondati dal male, siamo circondati dal peccato, siamo circondati da prove di vario genere. Ma ti voglio dire, non temere, perché il Signore è più grande di ogni cosa. Alleluia. Non temere, perché il Signore è con te. Egli ti circonda, Egli ti protegge. Colui che è in noi è più forte. Chiesa di Gesù Cristo, non temere, fratello, sorella, non importa quanti siano i nemici che si scagliano contro di te, non importa quali siano gli attacchi o i tentativi delle tenebre per venire a distruggerti, ma ti voglio dire da parte del Signore, questa giornata nessuna arma forgiata contro di te prospererà, nessun attacco del diavolo contro di te prospererà, gloria a Dio, se tu rimani attaccato a Gesù Cristo, se tu rimani nella sua presenza, se tu rimani ai piedi del suo trono, se tu rimani nella sua presenza in comunione con lo Spirito Santo. Nessuna arma forgiata, alleluia, contro di te prospererà, ma anzi tu la distruggerai nel nome potente di Gesù Cristo. Rebataramash, così dice il Signore. Questa è l'eredità dei servi dell'Eterno. Ogni lingua che si alzi contro di te in giudizio, tu la condannerai. Gloria a Dio. E qui parla di vittoria contro gli attacchi del diavolo, perché è il nemico che ci attacca.
lanciando i suoi dardi infuocati, le sue frecce malefiche, i suoi pensieri velenosi, le sue subdole macchinazioni. Ma come abbiamo detto, alleluia, te lo dico nel nome del Signore, nessuna arma forgiata contro di te prospererà, nessuna arma, alleluia, nessuna arma diabolica avrà successo contro di te, perché il re dei re, l'onnipotente El Shaddai, il vittorioso, il risorto, l'alfa e l'omega, è colui che ti protegge. Non temere, non temere, ma l'unica cosa che devi fare è consacrarti a lui, andare a mascere becai, perché il diavolo non può toccare degli uomini consacrati a Gesù Cristo. Cheto robo coria taba, alleluia, perché chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio mio, dice il Signore. Chi combatte contro di voi combatte contro di me, dice il Signore, alleluia. Io combatto per voi. Non temere, chiesa del Dio vivente, rebalaia shanderei karaba, perché colui che è dalla nostra parte, alleluia, è più potente, è più forte, alleluia. E nel nome di Gesù noi abbiamo l'autorità, fratelli, sorelle, di calcare, di calpestare, di schiacciare serpenti e scorpioni. E abbiamo il potere datoci da Dio, da Gesù Cristo e dallo Spirito Santo, di abbattere le opere del diavolo, di calpestare il serpente antico, perché Cristo vive in noi. Ma ti voglio dire, ti voglio ricordare, tu devi essere un uomo consacrato a Gesù Cristo. Tu devi essere una donna consacrata a Gesù Cristo. Tu non puoi pretendere di scacciare il diavolo se vivi nel peccato. Ascolta bene. Chi fa il peccato è dal diavolo. Ma per questo si è manifestato il figliuolo di Dio. Alleluia. Per distruggere le opere del diavolo. Kama laman soto robo koi. Alleluia. Per questo si è manifestato il figliuolo di Dio, per distruggere le opere del diavolo. E ti voglio dire, l'opera del Cristo non è finita. Alleluia. Lui continua a distruggere le opere del diavolo e lo vuole fare attraverso di te. Perché se Cristo vive in te, lui si deve manifestare attraverso di te per distruggere, per frantumare le opere di Satana. Ma tu, fratello, io, dobbiamo essere uomini consacrati. Tu, sorella, devi essere una donna consacrata. Tu non puoi pretendere di scacciare i demoni se vivi ancora nel compromesso con il mondo. Non puoi pretendere di scacciare via il diavolo se hai un piede qua e un piede là. Se hai un piede nella fede e un piede nel mondo. Non puoi. Tu non puoi scacciare i demoni se ancora sei legato al mondo e al peccato. Ma fai un passo di consacrazione in questo momento. Ti incoraggio, alleluia, da parte di Dio. Consacrati, alamashere bekai. Consacrati. Arrenditi. Procaccia, ricerca la santificazione mediante la parola di Dio, lo Spirito di Dio. Piega le tue ginocchia davanti al trono di Dio. Alleluia. Piega le tue ginocchia davanti al Re dei Re e allora potrai rimanere in piedi contro Satana e avrai il potere di scacciarlo, di frantumarlo nel potente nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Noi siamo in un mondo, come dicevamo, in accordo a quel brano di Seconda Cronache, capitolo 20. Noi siamo in un mondo circondato dalle tenebre, così come gli eserciti nemici erano venuti contro
Giosafat contro Giuda e una grande moltitudine che non si poteva contare. Venne mosse guerra contro di loro, contro Giosafat. Così questo mondo è circondato dai nemici spirituali, dai nemici dell'anima, dagli spiriti cattivi. È un mondo che fa guerra ai veri cristiani. È un mondo di tenebre, dominato dal peccato, da Satana. Che il Signore lo sgridi. È un mondo di tenebre che muove guerra contro i figli di Dio. È un mondo che giace, sotto il potere del maligno. È un mondo di oscurità, al di là delle apparenze, è un mondo di oscurità. È un mondo fatto di tenebre, è un mondo pieno di cattive notizie. Quando i popoli, gli eserciti nemici vennero contro Giosafat, contro il popolo di Giuda, erano circondati da una numerosissima schiera di soldati, di nemici. Allora arrivarono due messaggeri davanti al re Giosafat e gli dissero: Giosafat, c'è una grande moltitudine contro di te. Stanno venendo a farti la guerra da oltre il mare, dalla Siria. Stanno arrivando degli eserciti, delle schiere di uomini armati, di nemici. Erano cattive notizie. Queste erano cattive notizie per il re. E anche noi in questo mondo, umanamente parlando, siamo circondati da cattive notizie, da notizie negative, da parole negative, da cose negative. Forse in questi giorni hai ricevuto delle cattive notizie. Forse il nemico ti ha voluto spaventare, ti ha voluto bloccare, ti ha voluto intimorire, mandando degli emissari contro di te, facendo arrivare ai tuoi orecchi delle cattive notizie, delle notizie negative, delle notizie che ti hanno fatto, che ti hanno voluto far credere, che ti hanno fatto spaventare, che ti hanno voluto far credere che non ce la farai più, che quella malattia è incurabile, che quel problema, che quella circostanza è irrisolvibile. E quei pensieri, quelle voci negative ti mettono paura. Ma ti voglio dire, da parte del Signore, alleluia, 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 tutto è possibile a chi crede. Se tu credi, tutto sarà possibile, alleluia. Se tu credi nel potente nome di Gesù, tu vincerai questa battaglia. Alleluia, se tu credi nel nome di Gesù, tu uscirai vittorioso da questa difficoltà, da questa avversità, uscirai a testa alta e il nemico sarà svergognato. Se tu credi nella potenza di Dio, se tu cerchi la presenza di Dio, se tu ti consacri a Gesù Cristo, Lui cambierà questa circostanza in benedizione. Lui cambierà questa prova in benedizione. Ascolta bene. Lui cambierà questa avversità in una testimonianza per la sua gloria. Ma tu devi consacrarti. Alleluia. Tu devi cercare l'Eterno come Giosafat. Ascoltate. È molto importante l'attitudine di Giosafat. Quando Giosafat ascoltò quelle cattive notizie, quando Giosafat venne a sapere che una moltitudine di eserciti praticamente indemoniati venivano contro di lui, Giosafat, alleluia, dice, seconda cronache 20, verso 3, Giosafat ebbe paura. E qui vediamo il lato umano.
perché noi siamo umani, siamo deboli, a volte siamo presi dalle nostre debolezze. Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Vedete, Giosafat ebbe paura, ma lui non si fermò lì, lui non si bloccò lì, lui non rimase bloccato dalla paura, lui non rimase incatenato alla paura, lui non si arrese, lui non rimase lì a lamentarsi nella paura o nella difficoltà di quel momento difficile. Ma Giosafat, alleluia, che era un re unto da Dio, era un servo del Dio Altissimo, era un uomo che al di là delle sue debolezze aveva fede, era un uomo spirituale. E Giosafat non si fece bloccare, gloria a Dio, dalla paura. Ma Giosafat, alleluia, dice la scrittura, Giosafat si dispose a cercare il Signore. Alleluia, ti voglio dire, non farti bloccare dalla paura, non farti bloccare dai problemi, non farti bloccare dal diavolo, non farti bloccare dai pensieri negativi, dalle cose che ti vogliono ostacolare, dalle circostanze negative, ma disponiti a cercare l'Eterno. Alleluia, alleluia, e tu vedrai la sua gloria. Giosafat si dispose a cercare il Signore. Lui non si fece soggiogare dalla paura. E Giosafat si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. In questa giornata disponiti a cercare l'Eterno, non guardare le circostanze, le avversità, né a destra né a sinistra, non guardare quello che c'è intorno a te, non ascoltare le voci negative, le voci carnali, le voci contrarie, ma disponiti a cercare l'Eterno, disponiti, cercalo, fortificati in Lui e contempla la sua gloria, cerca il Signore. È tempo di cercare il Signore. Cercalo e vedrai la sua gloria. Ma con Dio la fronterò.
perché Gesù è con me. Il Signore è la mia luce, egli è la mia salvezza. Anche lì